Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Come avete visto dal titolo, oggi unboxing di Grohe Blue Pure Minta. Cos'è nell'ottica di quello che è la casa zero? Non so se mi state seguendo per la rubrica 110%, tutti i lavori di efficientamento energetico che vi lascio comunque nelle schede e anche in descrizione. Opterò per un sistema di filtrazione acqua. In primo luogo per azzerare e ridurre il consumo di plastica che è veramente diventato eccessivo, e in secondo luogo per avere attraverso l'acqua del rubinetto direttamente l'acqua potabile filtrata. Adesso poi vedremo nel dettaglio quali sistemi di filtrazione adotterò. Come vedete, finalmente abbiamo un unboxing anche dall'alto. Questa è la confezione, andiamo subito a fare l'unboxing per vedere che cosa contiene. Allora, proviamo la base di quello che è il miscelatore, praticamente la erogazione dell'acqua che proviene, diciamo, dall'acquedotto e del depuratore avverrà attraverso lo stesso rubinetto con un erogatore sdoppiato, che adesso vi farò vedere nel dettaglio. Abbiamo tutte le tubazioni dedicate per l'acqua calda fredda, che ovviamente resteranno collegate al rubinetto del miscelatore. Allora, poi abbiamo il filtro. Questo è un filtro semplice a carboni attivi. Io ho optato, arriverà in questi giorni, spero nella seconda parte del video, perché probabilmente oltre che l'unboxing andremo ad effettuare anche l'installazione, quindi nei giorni in cui arriverà il secondo filtro ve lo farò vedere. Il secondo filtro è un filtro a 5 fasi, quindi va a ridurre il residuo fisso, riduce la durezza dell'acqua, ovviamente migliora il gusto, e in più è un filtro migliorato con magnesio e potassio. L'ho acquistato in questo caso non da Amazon, questo prodotto l'ho acquistato da Amazon, in promozione vi lascio il link in descrizione, mentre il filtro l'ho acquistato direttamente dallo shopping di Grohe. Attualmente è prevista una promozione con un coupon di 20 euro, vi lascio, con un coupon di 20 euro vi lascio il codice buono che vi consente di acquistare il filtro a 5 fasi e con magnesio e potassio anziché 89 a 69 euro. Poi vediamo cos'altro abbiamo nella confezione, un piccolo coupon. Qui credo che abbiamo la canna, sì, infatti, che si va ad aggiungere al nostro rubinetto per farvi capire quella che si collega qui. Ok, poi abbiamo il doccino, ecco perché questo miscelatore, questo rubinetto miscelatore, ha anche il doccino che andremo a semplicemente, faccio vedere, a collegare all'interno di questa canna. Ok, vedete l'erogazione, non so se si riesce a vedere da qui, avverrà dal foro centrale per quanto concerne l'acqua depurata e il normale erogatore e aeratore per quanto concerne l'acqua normale, non depurata. Questo ovviamente si andrà a collegare al rubinetto e quindi andrà poi al filtro. Questa, diciamo, è la configurazione definitiva del rubinetto. Avremmo sul lato, diciamo, destro la normale erogazione del nostro miscelatore, mentre sul lato sinistro avremmo l'erogatore del nostro Grohe con la filtrazione dell'acqua depurata. Appoggiamo qui e ovviamente la possibilità di estrarre il doccino, utilizzarlo molto comodamente. Qui abbiamo la stafilettata per collegarlo alla nostra vasca, perché ovviamente andrà a sostituire l'attuale miscelatore. Qui abbiamo un po' di O-ring e gommini per il collegamento. Altra cosa, sì, questo è il supporto
Questo è totalmente installato anche in autonomia. Se lo si vuole, attraverso il sito Grohe è possibile anche acquistarlo con l'installazione inclusa, ma che ha un costo quasi 100 euro in più. Questo è il supporto sul cui andrà poi a essere collegato il filtro a parete. E in più questa è la tubazione del... Qui troviamo infine anche un contatore che andremo a posizionare e installare vicino al nostro filtro, contatore che va a monitorare il tempo di installazione. Possiamo, ha un piccolo display, possiamo startarlo e resettarlo con questo piccolo tasto. L'unica pecca è che è un contatore di tempo, ovvero va a indicarci con anche un bip acustico il fatto che si è trascorsi 12 mesi dell'installazione. Un piccola pecca, perché invece il filtro è conteggiato a litri, quindi sarebbe più che altro necessario un contatore di litri e non tanto di tempo, però dopo 12 mesi è opportuno sostituirlo. Adesso, completato l'unboxing, procediamo con l'installazione.